Siamo con il presidente dell'Hacker Bozen, Andrea Secce, il secondo titolo stagionale, dopo la Supercoppa arriva anche la Coppa Italia, è un primo tempo eccezionale e anche un secondo di sostanza. Direi che abbiamo giocato veramente benissimo, abbiamo fatto vedere come possiamo giocare, sono contentissimo, Coppa Italia è uno dei primi traguardi nostri, l'abbiamo vinta, adesso andiamo avanti, vediamo cosa succede in campionato, però batterci, se giochiamo così, sarà molto difficile per i nostri avversari. Oggi avete dato una grande dimostrazione della vostra forza, quindi gli avversari sono avvisati, anche il Fasano che è una delle pretendenti al titolo, avete dato un segnale importante. Direi di sì, abbiamo giocato veramente bene, il nostro portiere Vito Fovio, soprattutto nel primo tempo ha parato quasi tutto, quasi il 50%, favoloso, ma anche i giocatori in campo, e direi anche un grazie a tutti i giocatori in panchina che, anche se non hanno giocato oggi, per noi è importante fare il gruppo e abbiamo dimostrato che stanno tutti insieme, abbiamo un bel gruppo. Nel primo tempo un parziale di 10-0 ha steso gli avversari e lì si è decisa la gara. Assolutamente sì, primo tempo direi il più bello, primo tempo che ho visto sicuramente questa stagione. E niente, poi il secondo tempo sì, avevamo sempre in vantaggio, hanno recuperato un po', però li avevamo tenuti a distanza, è quello importante. Il ritorno in difesa di Nerebner, che si è sacrificato nonostante lo strappo all'adduttore, ha influito positivamente per voi? Sicuramente positivo, ha giocato non tantissimo, ma quando era in campo ha difeso con i denti, ha attaccato Rubino agli altri, e direi grandissima partita, Hannes è sempre quando ci vuole qua, e quello è molto importante. Molto bene anche Gaeta, che in questi due giorni ha disputato veramente una bella Final Four. È un Gaeta anche diverso rispetto all'anno scorso, più maturo, più forte, più sicuro di se stesso. Assolutamente, più forte psichicamente anche, ha fatto una gara fantastica, ha vinto anche il premio come miglior giocatore e sono molto contento per Filippo che è un ragazzo d'oro. Adesso dopo la Coppa Italia c'è l'ultimo obiettivo, lo scudetto. Sì, sì, assolutamente, andiamo avanti, non dobbiamo soffermarci tanto su questa Coppa, dobbiamo vedere avanti, dobbiamo guardare in avanti e già settimana prossima c'è la prossima partita e niente, una alla volta.